Bene, parliamo adesso, anzi, parliamo, vi parlo perché voi potete solo ascoltare. Spero che ascoltiate, se no fiato sprecato. Kenya. Il Kenya è uno stato un po' particolare in Africa. E adesso vediamo il perché. Allora, Kenya, ex inglese, ok? Capitale. Da sapere, Nairobi, fondamentalmente è un paese cristiano, okay? Cattolico, anzi soprattutto protestante, perché appunto domina inglese. Una cosa particolare del Kenya è che è ben organizzato, okay? Sì, ha i suoi problemi, per carità, però rispetto ad altri sta meglio. Ad esempio, non ha, quindi ci metteremo su una bella X, ok? Dove cavolo sono finite? Eccole qui. Non ha le monoculture, niente monoculture, ok? Ha evitato di mettere le monoculture, mica scemi. No, aspetta, dove cavolo siamo? Qua. Oh, che noia. Ok, elimina. Elimina, ok. Ed è famoso, ed è interessante perché la coltura del piretro, che si ricava da questi fiori, che sembrano praticamente margherite. Ok, e il piretro è appunto, il Kenya è un grande esportatore di piretro da cui si ricava un insetticida naturale. Inoltre è interessante il Kenya appunto per il turismo. Okay, che ci va a fare l'amico Fritz in Kenya? Beh, ovviamente ci va a vedere, come dire, va per turismo naturalistico, okay? Va per i safari, insomma, safari non di caccia, ma fotografici e via dicendo. Quindi va per le bellezze naturali, il Monte Kilimangiaro, appunto, e per andare a fare il bagno sulle bellissime spiagge. Quindi diciamo il Kenya è un paese abbastanza ben organizzato, tuttavia, e sì, dai, prima le cose brutte, tuttavia soffre per la vicinanza degli scemi di Al-Shabaab, i somali, appunto, che vanno a rompere le scatole al Kenya, che appunto invece cerca di portare un minimo di tranquillità alla vicina Somalia. Tanto che nel 2013 ci fu appunto l'attentato al Westgate Mall, appunto praticamente una specie di centro commerciale dove entrarono appunto dei terroristi che fecero una strage di gente che normale faceva la spesa. Vedete, ci sono anche un sacco di asiatici, indiani, ma ci sono anche occidentali e africani, insomma, entrarono e spararono sulla gente, fecero un macello. Ci sono dei filmati in merito, io non so se farvene vedere qualcosa, potrei sì, senza audio però, e lo interromperò al momento giusto perché è molto molto pesante. Ok? Allora, vediamo un po' se riesco a recuperare. Allora, vediamo un po'. Allora, è avvenuto nel 2013. Se non vado errato, sì, nel 2013 ci fu l'attentato, eccolo qua, okay. Kenya, attacco al centro commerciale, morti, come vedete, e via dicendo. Video. No, qui non c'è una mazza. Non c'è una mazza, chiedo scusa. Ok, vediamo un attimo un altro video. Altro video ho detto. Altro video, eccolo qua. Oh, che noia. Non c'è una mazza. No, video shock, non ve li faccio vedere. Buonanotte, vediamo se qua ci fa vedere qualcosa. Oh, che son parte. Ce ne siamo sfortunati. Ecco qua.
Vedete, gente che scappa. Si sentono gli spari, voi ovviamente non li potete sentire perché l'audio, cioè, no, viene registrato. È stato un attacco abbastanza pesante. Ecco qua un terrorista, vedete che fa fuoco alla gente ormai, in mezzo al supermercato, fondamentalmente, la gente che scappa. Okay. È stato proprio un episodio terrificante, diciamo così. Ecco, questi sono i soldati che sono intervenuti. Allora, ecco questo, vabbè, dove torniamo qua? Eccolo qua. Parliamo di cose più belle, appunto, è i Masai, la popolazione dei Masai, popolazione tradizionale, credo che sia appunto sì, la popolazione prevalente del Kenya. Ok, tribù di pastori guerrieri fondamentalmente, si vede appunto hanno la zagaglia. Ecco qua. Allora, abbiamo ancora tempo, vi racconto la Tanzania. Tanzania una volta si chiamava Tanganyika quando era tedesco. Okay, il Tanganyika era tedesco, poi è stato ceduto agli inglesi. Okay, gli inglesi possedevano anche l'isola di Zanzibar. Con l'indipendenza sia di Zanzibar che del Tanganyika è nata un'unica nazione che si chiama Tanzania. La Tanzania è fondamentalmente cristiana, famosa perché appunto c'è il lago Tanganyika, Tanzania, Tanganyika non è difficile da ricordare, okay? Famosa anche per la presenza di parchi naturali che attirano ovviamente un sacco di turisti, okay? Si vede bene, questo. Troppo simpatici sti gattoni. Cosa produce la Tanzania? Produce caffè, tanto per cambiare, ma è anche interessante questa produzione particolare che sono i chiodi di garofano. Sicuramente li conoscete, ok? Buoni, cioè buoni, sono una spezie, sono spezie che si usano. Allora, da ricordare appunto Zanzibar, l'isola di Zanzibar, perché è interessante? Perché da lì praticamente partivano da Zanzibar, partivano gli schiavi africani, gli schiavi negri che venivano deportati verso la penisola arabica. Cioè, mentre nell'isola di Gorée in Senegal venivano radunati questi poveracci che venivano deportati nelle Americhe, quindi attraversavano l'Oceano Atlantico, questi altri invece attraversavano l'Oceano Indiano per finire schiavi dei paesi arabi. Qui dovrebbe esserci appunto un monumento, okay, a Zanzibar di questa disgrazia, di questa, ecco. Comunque, Zanzibar ci sono i turisti perché è una bell'isola con delle belle spiagge, eccetera, eccetera, ma anche perché il paese è caratterizzato da interessanti porte lavorate artigianalmente, tutte belle decorate, insomma, sembra che siano un'attrazione turistica. Mi raccomando, dovete avere sempre il foglio davanti al naso, il foglio con tutte le immagini che vi sto proiettando, ok? Allora, un'altra piccola cosa, possiamo parlare di Ruanda e Burundi. Eccoli qua, Ruanda e Burundi, li mettiamo insieme perché hanno avuto una storia praticamente simile. Sono incastrati lì a sud dell'Uganda, fondamentalmente. Questi due staterelli, fondamentalmente, ex tedeschi, poi passati al Belgio. Vi ricordo che il Belgio è stato invaso dalla Germania nella prima guerra mondiale. E dicevo che, ecco qui vedete un messaggio di Facebook, ma non è cosa che vi riguardi, il mio amico Ettore. Allora, dicevo, pulizia etnica. Eccola qua, pulizia etnica. Che cosa è successo praticamente? Sia in Ruanda che in Burundi vivono due popolazioni, che sono gli Hutu e i Tutsi, detti anche Watussi, quelli alti, quelli della canzone Siamo i Watussi, siamo i Watussi, gli altissimi negri, ogni tre passi, ogni tre passi. Sì, lo so, è una punizione sentirmi cantare, fatti i vostri, potete togliere l'audio se volete. Comunque, dicevo, sì, Hutu e Tutsi sono sempre odiati. E qui abbiamo un esempio dei danni che ha fatto il colonialismo, perché ha obbligato praticamente le popolazioni che si odiavano a convivere tra di loro. Quindi il risultato è che c'è stata una simpaticissima guerra civile, okay, tra Hutu e Tutsi, con l'intervento anche del Congo, è successo un macello fondamentalmente,
e si sono massacrati, ok? Si sono massacrati, c'è stata con grandissime sofferenze, villaggi sterminati, ovviamente gli Hutu hanno massacrato i Tutsi, poi i Tutsi hanno massacrato gli Hutu, in entrambi i paesi, minoranze che andavano e venivano, profughi, è stato un macello. Certo, potrei raccontarvi la cosa in maniera più dettagliata, a parte il fatto che, non, sì, infatti non l'ho scritto, appunto perché è inutile vedere chi ha iniziato la fine della sonata, anche perché è stato un massacro veramente terribile. Tanto che, siccome non avevano le armi da fuoco a disposizione, si diedero da fare con i macete, appunto, i coltellacci per tagliare le piante delle giungle, eccetera, eccetera. Fecero un massacro, okay, al punto che i laghi si riempirono di cadaveri che galleggiavano, eccetera, eccetera. Una cosa orribile, noi l'abbiamo vista in televisione. Eppure, com'è andata a finire? Che quando hanno fatto la pace, è incredibile, si sono chiesti perdono a vicenda. Non solo e non tanto perché sono cattolici, ma quanto perché è proprio un'abitudine di quelle popolazioni, delle popolazioni della zona. Praticamente i responsabili dei massacri si presentavano e si presentano, perché avviene anche in altre situazioni, in centro al villaggio dove hanno combinato i massacri, eccetera, eccetera, in ginocchio, piangendo, chiedono il perdono ai sopravvissuti. E ragazzi, hanno ricevuto il perdono. È una cosa stupenda questa, ok? Sia da una parte che dall'altra. Si sono perdonati a vicenda. Il problema è che sono passati alcuni anni, perché avvenne nel 1994, ormai sono passati 26 anni, Madonna quanto tempo è passato, e quindi le nuove generazioni non hanno presente, non si ricordano queste vicende, e quindi sono tornati a, come dire, i conflitti, anche se per fortuna ancora la guerra civile in quanto tale non è esplosa. Vediamo in 3 minuti se ci riusciamo. No, dai, in 3 minuti non ci riesco perché è una storia interessante, curiosa, piena di aneddoti. Per cui sospendo qui e vediamo, poi vedrete l'Uganda nella sesta e ultima parte relativa all'Africa orientale. A dopo.